ed è la volta del nostro super tecno boom boom Boici. Angolo rosso della box Siena Menzana, tecno boom boom Boici, categoria junior, peso 80 kg, affronterà Francesco Squillage della Pugilista Pratese, anche lui in categoria junior 80 kg. Categoria sempre junior. Abbiamo all'angolo blu Squillace Francesco. Ovviamente prima salutiamo e ringraziamo l'arbitro per la partita. All'angolo rosso della box Siena Menzana, pubblico un applauso per Tecno Boici. Grande sostegno da parte del pubblico per Tecno Boici. Pugile molto fisico, piacciono i colpi a brevi linee, ganci montanti, colpi alla milza, al fegato e comunque colpi di incrocio. Vediamo che ci riserverà per stasera. Tre riprese da 2 minuti ciascuno per la categoria junior. Vediamo il nostro Tecno Boom Boom Boici come affronterà questa incontro in casa Menzana. Saluto sportivissimo di entrambi i pugili, speriamo sia un match almeno agonisticamente, pugilisticamente parlando, sportivo e corretto, sai, categoria 80 kg, giovane età, dovremmo diventare una pappa corpo. Partenza subito da, diciamo, l'esperienza di mestiere del pugile nell'angolo blu. Squillace che invece di salutare l'avversario ha deciso di partire subito un sinistro destro, ma vediamo il nostro Tecno come reagirà. Per adesso vediamo in fase di attacco il pugile dell'angolo blu Squillace che sta portando una serie di colpi decisi e molto efficaci al corpo e al volto di Tecno. Tecno adesso una fase un po' contratta perché sta subendo l'iniziativa dell'avversario all'angolo blu che con colpi decisi e potenti cerca di riportarsi sotto e di stoppare l'aggressività del pugile dell'angolo blu che continua ad attaccare. Per ora bel match in attacco per il pugile blu, l'angolo blu, l'angolo blu che è un tuffo. Vediamo Meheroni, sì Meheroni, Tecno Boici cerca di incrociare al corpo e al mento l'avversario che sicuramente adesso calerà un po' fisicamente perché ha speso molto nella prima fase del round, adesso viene un po' fuori Tecno perché l'avversario probabilmente dovrà rifiatare. Tecno che sta venendo fuori di rabbia, di orgoglio. Un bel match a pa' corpo come previsto. Un bel match a pa' corpo. Nettamente a fare una furia si è avventato sul nostro Tecno Boici, ha subito la prima ripresa al
l'agonismo nel pugile, l'angolo blu, vediamo se nel finale ho detto sì, si è ripreso un po', è rientrato un po' nel match, però insomma nettamente a favore dell'angolo blu. Ora lui vediamo se riuscirà a rispondere con altrettanto agonismo e fuga all'attacco degli avversari. Ci vuole la chiedere. Se entra in amico sulla lista. Fuori 5 secondi. Ormai allora se la vuoi buttare sul compacto un po'. Meno colpi spendi l'energia più incisiva spendi. Quantemeno bellissima serie di Reno, un po' stanco dell'irruenza avversario, decide di rispondere alla stessa maniera e come previsto è diventato corpo a corpo. L'avete visto, 80 kg si massacra e fa più. È un match così, lutto corpo a corpo, grande quantità di colpi, tutti portati con forza e con il busto e con il peso del corpo. Meno schema, meno tecnica, ma grande agonismo e grande potenza nei colpi. Vediamo, entrambi i pugili hanno speso molto, adesso sono un po' stanchi, ma un match agonisticamente, per la giovane età e il peso che hanno, molto dispendioso diciamo. Per adesso abbiamo visto un gran carattere da parte di entrambi i pugili. Vediamo, Teo cerca di incrociare e il pugile nella squillace nella breve distanza aspetta la fine della serie di Teclo per incrociare con la sua serie. Vediamo Teclo che cerca di incrociare e andare a lavorare, benissima azione di Teclo che sta incrociando la serie di colpi, molto belli. Che match, i due pugili non si vogliono fermare, sono inarrestabili. È un continuo corpo a corpo, bellissimo match, bellissimo, un testa a testa, non si risparmiano e si picchiano. Ultimo sangue, corpo a corpo per questi giovani pugili di 80 kg, come previsto andata sul corpo a corpo. Ma era inevitabile. Era inevitabile. Però quando riescono, crescendo anche l'efficacia dei colpi, anche perché poi insomma, il peso, insomma si comincia a andare anche un po' sulla qualità. Sì, perché se no un po' i prende per sé, no, in questa maniera sempre. Paola sa che qualità è, non si fanno male, sicché normale. Ma c'hanno il caschetto, quanto ti sciocca. Due minuti, insomma, quando comincia a fare tre minuti senza caschetto. Se ti fai più maturità nel senso di secondi poi insomma pari anche se al solito si ammazzano in tempo poi i secondi sei un super uomo, vai Teclo, forza Teclo, partito scudo all'attacco, vai Francesco, vai. Allora,
controllo del medico da parte di Monci, perché c'ha un tagliettino all'albero, ma non deve essere niente di che. Succede, era inevitabile, corpo a corpo, l'incontro tutto giocato sul corpo a corpo, a questa maniera era inevitabile che i due pugili si scontrassero. Bravissimo! Bravo Franci! Bisogna girargli sulla mano, dai, dai, bravo, così vuoi. Non solo. Una bella ripresa di carattere da parte di Sneco, che sta cercando di imporsi. Bellissimo, bellissimo colpo di Monci. In questi momenti dimostra, nonostante la giovane età, un buon carattere. Bella azione. Grande Teclo! Bravo, 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 brav